Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi vado a condividere con te un momento di studio di un pattern utilizzando un pezzo di trascrizione e, grazie a Moises, l'audio originale della canzone, andiamo a crearci una base ritmica per poter studiare questo pattern. Allora, cosa andiamo a fare all'inizio? Io ho caricato la canzone So Much High dei Red Hot Chili Peppers su Moises, lui mi separa le varie tracce. Io ho tolto il basso, poi ho tolto anche la voce così non mi distrae, ho tenuto la sezione ritmica, quindi io sotto che suona ho questa cosa. Se andassi a mettere il basso. Questo mi può essere utile ad esempio per tirare giù il pezzo o per confrontare la trascrizione, ad esempio il sentire il basso. Invece in questa fase io lo tolgo, poi di qua vado a individuare le sezioni, quindi vedi qua dalla trascrizione io ho intro, strofa, strofa, l'intro è leggermente diverso, c'è una nota diversa, mentre invece nella strofa dovrebbe andare a prendere sempre lo stesso riff. Quindi io ho preso la strofa e con il tasto C vado a metterla a ripetizione, quindi quando mi va a fare quel pezzo di strofa, poi senza interrompersi ricomincia. In questo modo qua io ho un loop continuo ed è come se avessi il batterista che continua a suonarmi, o batterista e chitarrista, oppure anche solo batteria, comunque è utilissimo. Senti che bello. E lui poi ricomincia, perché in automatico mi vede la sezione e gli dico di ricominciare. Però per studiare questo pattern io sento ancora che è troppo veloce, 149 bpm, gli ottavi con degli importanti salti di corda è abbastanza impegnativo, ma anche qua mi viene in soccorso Moises, in cui da 149 magari abbassiamo e diciamo proviamo a farla a 120, vediamo come suona. Sicuramente per iniziare è molto più agevole. Poi, una volta che ho memorizzato il pattern e ce l'ho dentro, meccanizzato, allora poi potrò andare ad accelerare per raggiungere poi la velocità finale. Un'altra cosa carina che così mi viene, che si potrebbe fare al volo, è anche quella di cambiare la tonalità. Quindi lo stesso pattern, andarlo a vedere in un'altra tonalità, da qua sopra noi possiamo intervenire e cambiargli la tonalità. Ripeto, non stiamo lavorando su MIDI, stiamo lavorando sulla canzone originale. E secondo me questo è quello che fa la differenza quando si studia. Io studiare su un MIDI l'ho sempre trovato molto molto freddo e suoni spesso brutti. Invece lavorare su dei musicisti veri, sulla canzone originale, secondo me è una cosa assolutamente impagabile. Allora andiamo a vedere il riffettino qua di So Much High. Questo ribattuto, questo pattern, come dicevo prima. Allora, noi siamo in fa diesis minore e su questo accordo andiamo a prendere il fa diesis basso. Come vedi anche qua, cerchiato, in realtà basterebbe solo una battuta perché sono tutte uguali queste. Fa diesis basso, fa diesis alto, la, do diesis, mi, si, do diesis e la vuoto per ripartire. Qua come diteggiatura scolasticamente potremmo fare 1-3. E va benissimo, soltanto che io trovo ad esempio che fare sempre l'1-3 mi stressa di più la mano, essendo molto poi veloce questo pezzo,
preferisco chiudere un pochino la diteggiatura e andare a prendere con il 4, soprattutto quando c'è il salto d'ottava. È molto più comodo per la mano sinistra andare a prenderla con il mignolo. Poi se devo fare delle cose tecniche in cui devo cambiare, allora avrò ancora tempo. Però di base, personalmente tendo a cercare la soluzione che comunque mi sia più comoda e meno stress per la mano. Anche perché il segreto poi per suonare questo riff veloce e soprattutto per diversi minuti di fila è il fatto di non faticare, di essere leggeri con la mano. Perché nel momento in cui appesantiamo, allora si appesantisce la musica, allora inizio a rallentare e inizio a faticare e poi arriva l'errore. Per evitare quello bisogna essere più leggeri possibile. Quindi io ti consiglio di prenderlo con il mignolo. Vedi? Mignolo fa diesis, la giochiamo sempre con l'1 e col 4 su questo riff. Mettiamo la batteria a 120, la lasciamo in loop, quindi 120, la lasciamo in loop con il tasto. Allora, io qua seleziono strofa, secondo 13. Vedi che lui mi mette in evidenza un pezzettino. Se faccio il tasto, schiaccio il tasto C, lui diventa azzurrino, vuol dire che me lo porto innanzitutto all'inizio e poi me lo fa in loop. Se non volessi il loop, rischiacci il C, lui te lo fa partire da lì, però poi va avanti con la canzone. Noi in questa fase ci serve in loop. Chiaramente bisogna lasciarlo andare avanti. Se 120, vabbè, potrebbe sembrarti già estremamente veloce, perché dipende da a che livello sei e come riesci a farlo. Se è veloce, non aver paura a metterlo a 100, a metterlo a 90, è la velocità che ti serve. Per essere rilassato, per cercare la meccanizzazione dei movimenti, come forse hai potuto vedere, ci sono alcune meccanizzazioni anche della mano destra, della scelta delle corde, visto che ci sono un po' di salti, che non è proprio facilissima, soprattutto se lo porti avanti. Soprattutto poi, adesso questo è un video così di condivisione, però quando sei da solo, lascialo andare 1, 2, 3, 4 minuti, vedrai che a un certo minutaggio arrivano diversi fattori che tendono a portarti verso l'errore. Il primo è la stanchezza, il secondo è la distrazione. Quindi quando ti distrai, poi magari perdi colpi se non è meccanizzato bene il movimento. Quindi è importante lasciarlo andare proprio fin quando arrivi a quella soglia in cui inizi a deconcentrarti oppure inizi a stancarti e quando ci stanchiamo, il nostro cervello tende a far alleggerire la mano, almeno si spera, lo studio è proprio su quello, noi dobbiamo stare più leggeri possibile. Quindi dopo 120, quando è meccanizzato e portato e funziona, allora poi possiamo andare un po' più veloce. Quindi piano piano ci avviciniamo, io adesso chiaramente lo faccio un po' più veloce, però cerca in autonomia poi di farlo secondo i tuoi tempi e non aver fretta di nulla. Quindi 130, anche qua, rifacciamo il C così parte dall'inizio il giro. Pattern, cioè quando si ripete lo stesso giro, deve essere secondo me un pochettino un mantra, cioè una cosa che
la fai rilassata, la lasci andare e ti gusti giro dopo giro il suono, magari correggendo delle piccole cose per farlo rotolare il meglio possibile. Man mano che lo suoni, forse riesci anche a concentrarti ogni tanto a sentire di più degli stacchi di batteria, degli accenti di batteria, oppure la chitarra ti aiuta in qualcosa. E allora correggi un po' il tiro e cerchi di farlo rotolare il meglio possibile. 130, andiamo ancora un po' su, 140. Io adesso ho stoppato, però tu cerca poi di farlo andare avanti in base alle tue esigenze. E poi piano piano ti vai a avvicinare alla velocità originale, che mi sembra 149, quindi la velocità poi finale sarà questa. E vedrai che comunque già da 140 a 149, quando sei tipo al secondo minuto che lo fai, allora lì sentirai la differenza di 9 bpm Bene, questo era un esempio di studio che io personalmente faccio su me stesso. Quindi quando studio, cerco se ci sono delle cose tecnologiche come Moises, assolutamente, che mi possono aiutare, assolutamente io le utilizzo. Perché questo uno mi fa divertire di più quando studio e due secondo me mi fa veramente migliorare di più che utilizzando una fredda batteria, una drum machine, per quanto comunque scrupolose e come dire, precise siano. Poi dipende, magari alterniamo e cerchiamo di fare in tutti e due i modi, però quando ci sono delle nuove risorse, perché no? Perché non utilizzarle? E quindi, di conseguenza, quando lo faccio sullo studio su me stesso, poi è una cosa che porto a fare, anche con i miei allievi. Chiaramente, lì ci sarà ancora il maestro che te lo controlla e quindi vado a controllare, vado a cercare di dare consigli. Per migliorare delle cose che magari poi suonando uno non se ne rende conto. Se lo fai in autonomia, il consiglio che posso darti è registrati. Mettiti un cellulare, ti registri un bel video e poi ti guardi suonare. Da lì riuscirai a vedere tante cose che un maestro vedrebbe dall'altra parte. Quindi diventi il maestro di te stesso, che è un po' la cosa, secondo me, migliore da parte di un maestro da poter insegnare ad un allievo. Bene, se ti piace il mio lavoro, mi raccomando, passaparola, condividilo, condividi il video, metti un mi piace oppure scrivimi anche qua sotto un commento della tua esperienza, come affronti lo studio, se conosci Moises, se ti piace il brano dei Red Hot che ho suonato, tra l'altro, questo So Much I. È una canzone che ha un sacco di riff molto molto carini. Il pre-ritornello è bellissimo, il ritornello va su una diteggiatura molto interessante. I brani di Flea in generale sono molto didattici, secondo me, perché lui ha una tecnica fantastica e ha una scrittura della musica che secondo me didatticamente è favolosa, perché si vedono proprio le sue idee e sono molto belle. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie e ciao, a presto.